Già, il 2022 non ci ha regalato solo grandi giochi. Scopriamo quali sono i peggiori titoli dell'anno secondo la nostra redazione, ma non dimenticate di farci sapere nei commenti quali sono state le vostre più cocenti delusioni. Nonostante il contributo di Remedy, Crossfire X si è rivelato un FPS dalle meccaniche piatte, che non ha i numeri per sorprendere un'utenza abituata a ben altre vette in termini di gameplay, soprattutto quando questo è accompagnato da un comparto tecnico altalenante e una trama banale. Questo titolo dalla doppia anima, diviso tra una componente single player sviluppata dai ragazzi finlandesi e quella multiplayer creata da Smilegate, si è dimostrato carente su ogni fronte e quindi non all'altezza delle ambizioni iniziali. Il rumoroso fallimento dell'accoppiata Platinum Games Square Enix potrebbe essere riassunto come la cronaca di un disastro annunciato. Un action dai ritmi combattivi troppo compassati, sorretto da un'impalcatura grafica a dir poco vetusta, ma soprattutto incatenato a meccaniche di progressione così rigide da rendere quasi intollerabile proseguire verso l'endgame. Nemmeno il fan più accanito di Platinum Games è riuscito a salvare Babylon's Fall da una triste sorte, che lo ha visto prima ospitare poche decine di giocatori attivi e in seguito lo zero assoluto, che ha preceduto la conseguente chiusura dei server. Più di un anno nel forno dell'accesso anticipato non è bastato per limare tutti i difetti di questo Life Simulator, arrivato su Nintendo Switch in una condizione inaccettabile per gli standard moderni. Tra vistosi problemi di stuttering, cali di framerate costanti e lunghissimi caricamenti capaci di mettere a dura prova la pazienza di ogni giocatore, Hololive si è dimostrato un prodotto insufficiente sul piano tecnico. Oltre alle mancanze appena citate, purtroppo l'opera di Team 17 è inoltre caratterizzata da un gameplay noioso e privo di spunti originali, dove la lentezza nello sviluppo della città virtuale si accompagna alla monotonia di personaggi senza anima, creando un pericoloso miscuglio che finisce con respingere i giocatori e dare forma a un'esperienza dimenticabile. Quando gli sviluppatori brasiliani di Massive Work Studio hanno presentato la loro opera prima, non hanno propriamente sorpreso l'utenza, perché Dolmen era l'ennesimo Souls-like in un panorama che continua a raccoglierne un gran numero. Le premesse di un ostico action dalle tinte lovecraftiane però avevano stimolato la curiosità di alcuni, ma purtroppo le cose non sono andate come speravano. Un gioco che non solo non propone spunti originali nel vasto genere di riferimento, ma addirittura si dimostra deleterio con le poche modifiche attuate ad un sistema già rodato, proponendo un gameplay insoddisfacente e di non facile lettura. La trama inesistente e il pessimo stato tecnico si sono affiancati a un level design troppo lineare, mentre animazioni legnose e hitbox completamente da rivedere hanno trovato nella scarsa reattività dei comandi la compagna ideale per dare forma a un titolo evitabile. Dopo il clamoroso passo falso compiuto con il terzo capitolo, pessimo sotto ogni punto di vista, con Postal 4 gli sviluppatori di Running with Scissor ambivano a riportare la serie ai fasti del passato. Ma più che di un bel lifting, in questo caso parliamo di aggiungere un paio di risvoltini ai calzoni di un ottantenne, che divide equamente il suo tempo tra sessioni a guardare i cantieri e accaniti tornei di bocce in salita. Sfiancato da una comicità banale e stantia, priva del piglio genuinamente anticonformista dei primi due capitoli, Postal 4 si trascina tra goffe e trivialità, sequenze di gioco farraginose e inappaganti e scelte di design talvolta inspiegabili, nella cornice di un comparto tecnico carente e malfermo. Uno potrebbe pure dire, vabbè, che t'aspettavi, è un gioco volutamente trash? Ma qui non c'è alibi che tenga.